Buonasera, buonasera a tutti. Parliamo tanto per cambiare di Superbike mondiale e lo facciamo con due dei molti debuttanti nella gara del Motorland di Aragon. Nel primo round ci sono stati molti piloti che per la prima volta hanno corso e tra questi abbiamo appunto anche i nostri ospiti che sono Luca Bernardi. Ciao Luca. Ciao, ciao Carlo, ciao a tutti. E Roberto Tamburini. Ciao Roberto. Ciao Carlo, a tutti gli ascoltatori. Allora, incominciamo subito. Entrambi debuttanti, però insomma una differenza di età, ma nessuno di voi è vecchio, solo che Luca ha debuttato subito e invece Tamburini ci ha pensato un po'. Diciamo così, no? L'avresti fatto anche più volentieri prima, no, Tambo? Sì, assolutamente. Purtroppo per una serie di cose sappiamo un po' come funziona un po' il motociclismo, purtroppo da una parte che non basta solo il talento e quindi richiede tanti soldi e è riuscito a fare questa opportunità quest'anno per un incastro di cose e sono veramente contento di essere finalmente in Superbike, diciamo. Ecco, perché sì, guardando un attimo la tua carriera, hai corso un po' dappertutto. Hai corso 2 anni fa nel 20, beh, l'anno scorso hai vinto il National Trophy. L'anno prima hai corso anche nello spagnolo Superbike, tra l'altro, poi hai corso nel CIB Superbike, ma dov'è che sei andato meglio? È stata nella Stock 1000, no? Vedo anche un secondo posto nel 2018, tra l'altro, un quarto nel 2017, però non è bastato questo per aprirti le porte della Superbike. E quando sono passato alla Stock 1000 nel 2015, che come detto ho fatto vice campione nel 2018 anche nel 2015, e purtroppo non è bastato. C'erano un po' di sentore fino al 2018 quando è stato eliminato poi la Stock 1000, ma purtroppo ritorniamo sempre lì e non basta andare forte, ci vogliono anche altre cose purtroppo, quindi non è successo quell'opportunità all'epoca e stranamente, anche abbastanza inaspettato, ma va bene così quest'anno assolutamente. È capitata quest'anno e ce la prendiamo assolutamente, e ce la godiamo, ci sarà tanto da fare, però finalmente siamo qua e vedremo di fare comunque il massimo assolutamente. Per concludere così questa panoramica sulla tua carriera, tu hai corso anche nel Mondiale Supersport con Puccetti nel 2014 e sei stato così come Luca Bernardi, così mi aggancio poi alla carriera di Luca, invece sei stato campione italiano Supersport nel 2010, giusto? Esatto, Quindi sì. sembrava che il tuo sbocco mondiale inizialmente potesse essere con la 600, invece anche lì non c'è stato. Non c'è stata possibilità. E sì, ho fatto tanti anni di Supersport nel Mondiale dal 2015 al 2014 e sempre con team privati. Diciamo che una volta rispetto a questi anni c'era anche più differenza tra i team privati e team ufficiali. E comunque mi sono piazzato anche diverse volte quarto in gara, nella top 5, top 10, ma anche lì per una serie di motivi, insomma, non è stato facile fare il salto Superbike. Sono passato appunto in Stock 1000, dove sono andato anche lì subito bene, anche tra primo anno di 1000, però per il salto Superbike è mancato sempre qualcosa, no? E non basta essere veloci e anche quest'anno non erano i piani iniziali né mio né del team, ma alla fine è stata veramente una bella sorpresa e finalmente siamo qua anche noi, dai. Ecco, mentre invece passiamo a un altro campione italiano che è 2 volte campione italiano e anche la tua carriera è un po' particolare, diciamo all'opposto di quella di Roberto, no? Perché tu sei arrivato invece al Mondiale Superbike, proprio addirittura tu hai fatto, sei partito col Premoto 3, tu hai fatto tutti i gradini del CIR, no? Luca, hai fatto la Premoto 3, terzo nel 2015. La Moto 3 però me lo ricordo, non ti piaceva granché, poi sei passato nella 300, diventato campione italiano, secondo ancora nel CIV l'anno successivo, mi ricordo l'ultima gara a Vallelunga che insomma secondo per poco,
E poi hai fatto un anno di mondiale, 300, ma anche lì non è che, insomma, 17esimo, niente di particolare. E poi nel 2019, cioè da lì sei partito come un missile, perché 2019 CIV Super Sport, però solo 11esimo, 2020 campione, 2021 mondiale Super Sport, ne hai fatto solo metà, perché poi a mani corse hai fatto prendere un bello spavento. E quest'anno Mondiale Superbike, quindi tu in pratica sei arrivato al Mondiale Superbike con un campionato Super Sport italiano, due, mezzo Mondiale Super Sport e poi Mondiale Superbike. Insomma, è un curriculum un po' strano, no? Soprattutto dato quello di Roberto, che invece, poverino, giustamente, cioè giustamente, non è giusto, ma voglio dire, ci ha messo un po', ecco, non certo per demeriti suoi. No, sicuramente diciamo che sono stato anche molto fortunato a trovare delle squadre buone e dove mi hanno aiutato a crescere, sono riuscito ad andare forte, quindi sicuramente diciamo che le scelte che ho fatto sono state giuste e l'anno scorso mi è arrivata questa opportunità da Barney per andare in Superbike e ci ho pensato tanto e alla fine l'ho accettata e quest'anno abbiamo già fatto la prima gara ad Aragon, è andata abbastanza bene, adesso sono contento. Adesso comunque è una moto un po' difficile da sistemare, da un po' tutto nuovo, no? Però dai, pian piano sono convinto che ci posso far bene. Comunque ho 2 anni di contratto e penso dai, di fare una buona crescita, di migliorare gara per gara. Comunque, o subito o con qualche anno, diciamo, dopo, siete entrambi nel Mondiale Superbike. Ecco, partiamo da Roberto, no? Insomma, emozione oppure era talmente tanto l'impegno che non sei neanche riuscito a sentirla, l'emozione, cioè partire nel Mondiale Superbike con tutti questi mezzi mostri, Toprak, Bautista, insomma, penso sia stata una cosa bella, no, Roberto? Assolutamente, assolutamente molto bello. Già abbiamo avuto l'opportunità di fare i test collettivi lunedì e martedì, quindi già un po', insomma, l'emozione l'abbiamo un po' spezzata lì, però quando parte il weekend di gara, specialmente dal venerdì dell'FP1, un pochino l'ho sentita, un po' l'emozione è anche positiva da una parte, no? Però sì, ovviamente sì, non ho mai corso contro molti di loro, cioè, insomma, nella massima categoria delle derivate di serie. E quindi dai, ci sta, però dopo quando metto il casco in pista stai concentrato e passo tutto comunque. Potrebbe essere anche Valentino Rossi, ma comunque bisogna dare il massimo indipendentemente, no? Dagli avversari. E tu, Luca, invece, cavoli, tu vabbè, ti avevi visti fino all'anno scorso soltanto da fuori, insomma, no? Com'è trovarsi invece lì in mezzo? Torta, anch'io dall'inizio dicevo devo fare esperienza, devo crescere così, però alla fine quando ero lì in griglia un po' più agitato ero, però dai, alla fine cerchi di stare tranquillo, di fare la tua gara e chiaramente bisogna fare le cose per gradi perché gli altri vanno veramente tanto forte, quindi pian piano bisogna stare calmi, diciamo, all'inizio. Ecco, se vi faccio una domanda da tifoso, no? Visto da dentro la pista, c'è qualcuno che vi ha, insomma, colpito vedendolo guidare, magari ve lo siete trovato davanti, oppure c'è qualcuno che avete detto, cavoli, questo fa paura, oppure più o meno, insomma, siamo lì, guidano come voi, logicamente, Roberto. Bah, sicuramente i top rider hanno una marcia in più, si vede, no? Sia per esperienza, talento, velocità, moto che guidano i team che li supportano. E, sinceramente, un'impressione sull'obiettivo nessuno. Ovviamente quando incontri Soria, Toprak, Bautista, vedi che comunque il complesso tra loro che vanno forte e il pacchetto tecnico fanno la differenza, no? E più che una cosa in particolare, che magari deriva dallo stile di guida di uno come Toprak che stacca fortissimo, l'altro magari Bautista che spigola tanto, Lorea che è proprio deciso
in curva la fa scorrere parecchio. Non ho notato un particolare preciso, ma un insieme di cose che le fa rendere talmente tanto bene e deve essere davanti, diciamo. E tu, Luca? Ah, io sono d'accordo con Roby. Poi vorrei aggiungere anche che anche Roberto l'ho visto molto veloce, perché io comunque con Roby ci alleniamo, ci siamo sempre allenati insieme, però non abbiamo mai gareggiato. E vederlo anche in pista così col 1000, guidava forte, spigolava tanto, quindi ho anche appreso tanto da lui, che in gara abbiamo anche battagliato molto. E quindi dai, pian piano imparo. Ah, sicuramente. Ecco, parliamo però del vostro campionato, Roberto. Dicono, non mi fraintendere, ma sembra che la Yamaha sia tra tutte le moto quella un po' più facile, no? Nel senso che, sai, ci sono quelle moto che chi ci sale va abbastanza forte, e l'hai fatto anche tu sei andato molto forte, perché ricordiamo addirittura settimo, mi sembra, il venerdì in gara, insomma sei andato a punti, quindi è stato un ottimo esordio. Com'è questa Yamaha? Ti dà subito del tu, oppure invece è come le altre superbike, bisogna digerirla? Ma sicuramente per me è stata la prima volta su una moto full superbike, e sentendo dire in giro comunque la Yamaha, e penso che sia così, come primo approccio ti dà un po' più del tu, no, rispetto ad altre moto, anche a livello di ciclistica è abbastanza facile, tra virgolette, chiaramente sempre se si riesce a sistemare bene, è agile, ti dà abbastanza confidenza, e poi ovviamente per cercare di andare forte, fare uno step importante, bisogna lavorarci tanto. E, come detto, per noi, sia per me che per il team, è tutto nuovo, è il primo anno Superbike per entrambi. E, anche se comunque a loro li conosco già, avendo fatto 2 anni di Stock 1000, che è il team Yamaha Moto X Racing di Sandro Corusi, che tra l'altro colgo l'occasione di ringraziarlo per avermi dato questa opportunità. E noi abbiamo una moto 2020, che è quella di Tencate, che usava base nel 2020, e sicuramente è un pochino più datata, ma il potenziale è buono. E pronti via così la prima gara, e non conoscendo tante cose, comunque siamo stati lì in zona punti, anche se non è scontato, perché almeno ci sono 10 piloti ufficiali e tanti indipendenti buoni, quindi già starne 15 non è così semplice. Ovviamente mi ha fatto molto piacere lo sprazzo il venerdì pomeriggio in top 10, ma non perché magari non siamo in grado di rifarlo, ma così pronti via, ma mi ha lasciato un po' sorpreso anche a me, ma ovviamente la gara poi è un'altra cosa, ma sicuramente gara dopo gara, soprattutto durante il periodo estivo, credo che girando di più, stando in moto e cercando di fare le cose giuste, perché la Superbike è una moto molto estrema rispetto alle Stock 1000 che guidate. Diciamo che di uguale a soltanto il nuovo, no, Yamaha rispetto allo stock, il resto è tutto diverso, e quindi anche cercare di prendere la strada giusta a livello di setting elettronica non è così scontato, e quindi bisogna cercare di stare in moto, lavorare tanto e anche nel modo giusto, e sicuramente se faremo questo potremo togliersi alcune soddisfazioni e essere ancora più veloci. E invece, Luca, questa V4, mamma mia, insomma, di potenza lì ce n'è. Non che No, la Yamaha sia infatti, di meno, però. Sì, cioè, non so se io ho guidato solo Ducati, quindi per me è comunque una moto complicata, cioè difficile da sistemare sia di assetto che elettronicamente, e chiaramente secondo me c'ha una marcia in più, cioè, va un po' più forte di Yamaha, però magari è un po' meno maneggevole. Però secondo me se si mette a posto bene, si lavora bene, anche in gara può essere magari non ho il giro veloce, non ho il giro secco così che faccio fatica ancora un po' a sfruttare la gomma da tempo, però secondo me in gara posso avere un bel passo se riesco a mettere a posto bene la moto. Quindi, però ho visto che se non si parte avanti si fa fatica a rimanere un po' a recuperare, quindi Mamma mia. bisogna sistemare bene la qualifica.
E invece parliamo del team, no? Tu hai già detto, Roberto, appunto, il Moto X Racing, che era però al debutto. Ecco, come è stato questo debutto in contemporanea? Perché a volte, come nel caso di Luca, è un team che ha già fatto il mondiale, ti può aiutare. Invece eravate tutte e due al debutto, però insomma mi sembra che siate andati entrambi bene. Sì, sicuramente un po' ci ha aiutato anche il fatto di aver fatto il test nella pista, e quindi alcune cose abbiamo un po' imparate lì, le abbiamo scremate, no? Noi non siamo partiti proprio da 0-0 già, e visto che nonostante tutto comunque ci siamo partiti in ritardo, eccetera. È stato bello, emozionante per tutti, e anche come detto con Sandro avevamo anche un rapporto negli anni scorsi nella Stock 1000. È stato emozionante, bello per noi due, ma anche per tutti i ragazzi del team, essere in Superbike a fare la prima gara. Ovviamente, come detto, quando iniziano le prove siamo in pista, siamo concentrati, ma il modo di mostrare era normale e giusto, ma sicuramente sarà importante, come detto, gara dopo gara e durante l'arco della stagione, affiatarsi sempre di più, imparare tante cose sulla moto, io in primis nel modo in cui sfruttarla meglio, e insieme al team cercare di lavorare nella giusta direzione a livello di setting ed elettronica, che è veramente molto importante per, insomma, cercarla di sistemare al meglio per essere più competitivi, perché come detto la Superbike è molto estrema, non è così scontato neanche trovare la giusta direzione, a volte non è semplice, ma sarà molto importante farlo passo dopo passo senza avere una fretta esagerata, no? Perché chiaramente da pilota dovresti subito essere a un certo livello, ma visto che per noi è tutto nuovo, bisogna anche da una parte stare tranquilli senza farsi prendere, insomma, andare alla fretta e lavorare in tranquillità e nella giusta direzione. Mi dicevano, rimango un attimo con la Yamaha perché c'ho una così un quesito. Mi dicevano l'anno scorso che tutti i team Yamaha si scambiavano i dati, nel senso che alla fine della giornata i dati erano alla portata di tutti i team, chiaramente, della Yamaha. Però tu hai una moto dello scorso anno, giusto? Se ho capito bene. Ecco, 2020. 2020, e quindi 2 anni prima. Ma quello che voglio dire, davvero c'è questo scambio di dati? Hai potuto sfruttare magari i dati degli altri anche come indicazione, no? Ma questa cosa sicuramente è interessante, ma mi è anche abbastanza nuova. E sicuramente tu, essendo lì nel paddock, lo sai bene. E abbiamo avuto un po' di contatti, qualche persona è venuta lì a darsi un po' di idee, diciamo, no? Oltre che a farsi dei complimenti durante il weekend, se aveva bisogno di una mano erano disponibili a capire un po' la situazione. Sicuramente durante l'anno, se chiaramente loro saranno d'accordo, eccetera, sarà possibile capire un po' qualcosa, anche un po' il loro metodo di lavoro, alcune informazioni, se sarà possibile, volentieri. Sicuramente sarà un aiuto in un processo di lavoro lungo e ci aiuterà un pochettino, un po' ad accorciarlo questo qui, no? Ma se venga, va ben volentieri, insomma. Sì, no, probabilmente perché tu, avendo una moto più vecchia, che però appunto abbiamo visto è comunque competitiva, però è più difficile scambiarsi i dati, mentre mi dicono appunto sicuramente GRT con il team Pata, ma anche qualche altro team, riescono poi a così solo a confrontarsi, che comunque sai è sempre importante capire gli altri piloti che strada hanno preso, no? Magari in un circuito, specialmente per voi che non avete nessun riferimento ancora, quindi insomma ecco, spero che magari nelle prossime gare questo scambio di dati avvenga e vi possa essere utile. Mentre in Ducati non vi scambiate nulla, anche oppure come, a parte tu sei talmente giovane che nel senso che è inutile magari così pronti via a farti vedere come se l'è preparata Bautista, una cosa un po' diversa, no? Oppure c'è un po' di scambio? No, da noi abbiamo tutti i dati condivisi turno per turno e quindi vediamo tutto di tutti i piloti. E questo comunque è molto, molto bello, perché comunque puoi vedere come guida un Bautista o Rinaldi, quindi rivedi anche come sono messi ciclisticamente, come usano l'elettronica,
quindi questo dà una bella mano. Sicuramente può essere anche un'arma a doppio taglio, perché vedi un Bautista che dici di boh, va forte con una moto così, allora la metto anche io, però invece vai di meno perché non riesci ad andare, quindi ti tocca, devi cucirti, diciamo, la moto su di te, sulla tua guida, su tutto, e quindi bisogna essere bravi anche a fare quelle cose lì. Sicuramente. E poi dico, no, ecco, questo è troppo presto magari per chiedertelo, Luca, però l'anno scorso Redding, anche in parte Chad Davis, si lamentavano, che dicevano bisogna la Ducati per andare forte bisogna essere piccoli, magri, quindi io già sono tagliato fuori, ma a parte gli scherzi, ma anche tu non sei né piccolo né magro, nel senso sei robusto. È vero che no, no, assolutamente, però hai capito cosa voglio dire, non sei un peso più, ma sei più verso Redding che non verso Bautista o Rinaldi. È vero? Senti, insomma, cosa ne pensi? Oppure ancora troppo presto, magari non... Sicuramente pesare poco aiuta sempre. Comunque ho visto anche ultimamente i tempi sono anche un po' cambiati, che iniziamo a vedere un po' più i piloti alti, un po' più magari che pesano un po' di più, però cioè, non saprei. Alla fine secondo me dipende tutto come ti sistemi te, come ti trovi te, diciamo un po' relativo. Poi magari anche essere troppo piccolo su una moto può anche essere, può essere uno svantaggio. E secondo me, poi comunque la moto, anche se pesi, la potenza ce l'ha un po', dai, ti trascina, comunque non cala dei giri, quindi... Se fosse solo quello, Redding l'anno scorso era davanti poi a Rinaldi alla fine, no? Quindi insomma, però so che ogni tanto, forse quando non sapeva bene cosa trovare di scusa, trovava quella lì. Vabbè, comunque, quest'anno con BMW deve trovarne un po' di scuse. Sentite, torniamo a noi però. Roberto, che obiettivi hai? Nel senso, al di là del risultato, eccetera, però... Cos'è che alla fine dell'anno sarai contento se? Allora, pronti via, sarei contento se riuscissi almeno una volta durante o entro la fine della stagione a entrare a livello proprio di risultato, entrare almeno una volta in top 10 in gara, che non sarà per niente facile, come abbiamo detto, per tanti motivi, ma non è che magari se non lo raggiungerò non sarò contento, però sicuramente sarà veramente una bella cosa, considerando un po' tutta la situazione che abbiamo detto prima. Come già abbiamo fatto nell'FP2, nelle combinate di venerdì, essere già in top 10 lì è già tanta roba, soprattutto pronti via così. In prova probabilmente sarà un po' più semplice a volte magari fare qualche sprazzo, e come detto in gara è un po' diverso, no? Quindi a livello realistico, al momento già stare nei 15 sarebbe buono, e non faccio di scontato, come abbiamo detto prima, ma ovviamente entrare nella top 10 almeno una gara entro fine anno sarebbe ancora un plus in più, che assolutamente sarebbe veramente fantastico. E invece Luca, il tuo obiettivo, o meglio comunque, ecco, in generale, cosa ti renderebbe felice alla fine dell'anno, dopo Phillip Island? Poi parliamo anche di queste piste. Vincere. Quello sì, però no, ma sai, niente è impossibile, però no, ecco, a parte la vittoria, però... che quello penso anche Roberto sarebbe contento sicuramente, però dico, no, ecco. Diciamo sì, anch'io sicuramente già entrare nei 10 sarà molto difficile, sarà molto dura, e però diciamo che secondo me, visto, dai, anche a livello di moto, di team, non siamo messi per niente male. Se io imparo bene tutto, magari anche una top 5. Però secondo me già entrare nei 10 sarà molto dura, però io farò del mio meglio. Senti, la domanda che prima volevo chiederti è come lavorare con Marco Barnabò, che brontola un po', però è una persona... eccezionale, insomma. Cosa ti dice lui ogni tanto? Vorrei essere nel box per sentire le sue battute. No, molto bravo. E cioè, quando inizia la gara mi fa calma, abbiamo tempo, calma,
Poi a fine gara, tipo, potevo fare meglio, no? Sì, No, lui è però sempre. bravo, bravo. Senti, Roberto, tu fai tutte le gare o fai solo le prove europee? Credo che dovremmo fare soltanto le tappe europee. Ah, Per il quindi resto vabbè. si vedrà durante l'anno, ma al momento dovrebbe essere questa la situazione. È un peccato Ok, che a me piace molto Philippa, mi sarebbe molto bello ritornare là, però già è tanta roba fare la Superbike, intanto godiamoci le tappe europee e poi a fine anno vedremo. va bene. Ecco, niente, l'unica cosa, il tempo ora sta per finire. Voi siete nel quattro tempi, diciamo, nelle derivate della serie per scelta, oppure, o voglio dire, originariamente il vostro obiettivo era magari la MotoGP, cioè quell'altro campionato, oppure invece... avete voluto questo e diciamo e fate quello che state facendo è quello che volete fare. Roberto. Allora, io inizialmente dalle minimoto sono passato alle Ah, ciclo di tutti i tempi 125. all'epoca e ero un po' gestito dietro delle persone che mi hanno fatto un po' intraprendere la strada della 125 nel moto mondiale e per cercare comunque di salire e arrivare no, poi magari e anche più in alto. E poi secondo il punto di vista, una gestione abbastanza frettolosa e malfatta che magari si pensa sempre di avere in casa un pilota fortissimo, anche se lo metti in un team in una situazione non all'altezza. Sono passato alle derivate di serie ripartendo dalla R6 Cup e piano piano no, Stock 600, Supersport, andare a Supersport, Stock 1000 come sono stato negli ultimi anni e sinceramente poi una volta fatto quel passaggio lì, che all'inizio un po' mi sono dovuto ambientare passando tutti e quattro tempi, ma poi la strada l'ho sempre seguita sulle quattro tempi e il mio obiettivo era arrivare comunque in qualche modo in Superbike, Insomma. magari un pochino più in ritardo, ma rispetto al previsto siamo arrivati, intanto ce la godiamo e cercando comunque di fare il massimo ovviamente e poi il futuro si vedrà. Mentre Luca, sì, anche tu insomma hai fatto poco, non so, non mi ricordo come hai incominciato, però vabbè, praticamente con la Moto3, ma poi subito la 300, quindi anche tu sei partito subito in direzione delle derivate, o no? Sì, anch'io, diciamo, dopo aver fatto le minimoto, sono passato quella 50 MiniGP, poi anch'io ho guidato la 125 in Premoto 3 e da lì, diciamo che ho preso la strada dalla Moto3 che volevo passare anche al Mondiale, no? Mi sarebbe piaciuto molto, però chiaramente non c'erano né i risultati né il budget, quindi... Quindi ho preso quella strada delle derivate di serie. E che diciamo mi ha fatto anche un po' rinascere, no? Dalla 300 alla 600 e io sono anche molto contento di questo. Però non, chiaramente la MotoGP è l'apice, quindi è il massimo, secondo me è il sogno di quasi tutti i piloti di arrivare lì. Quindi comunque se qualche team mi contatta del MotoGP, per andare in MotoGP non mi Non farebbe dici di figurati. no, insomma, Non vabbè. dico. Sognare non costa nulla, no, ma per carità. C'è uno che il prossimo anno, uno Yamaha, che il prossimo anno da qui andrà in MotoGP e Toprak. Quindi voglio dire, quella strada esiste. Non è che non ci si arriva dalla Superbike. L'ultima domanda davvero, perché purtroppo il tempo sta per concludersi. Roberto, Assen, ci hai già girato, la conosci, cosa ti aspetti da questo secondo round, che insomma il primo è stato molto positivo a mio parere, tuo e del team, però ecco ora si va ad Assen, cosa ne pensi? Sicuramente è una pista veramente tosta, Assen. Ho corso diverse volte nella Stock 1000, bisogna un po' riprendere la confidenza nella pista e soprattutto con un'altra moto che comunque noi non abbiamo dati e appena arriviamo in pista, è tutto nuovo e quindi ogni volta è come quasi ripartire da zero, no? Però detto questo, rispetto ad Argo, sicuramente dove abbiamo fatto i test sarà un pochino più difficile all'inizio e tanto dipenderà anche dalle condizioni meteo.
perché di solito in Olanda non fa caldo, dipende, magari trovi anche buon tempo, ma di solito è freddo, piove, anche quello sarà un po' in incognito, però noi comunque sì, faremo il nostro lavoro, seguiremo la nostra tabella di imparare tante cose, migliorarci, e vediamo sicuramente al fine del weekend come saremo messi. Mentre Luca, secondo round, ancora tutto nuovo, però se la conosci, sì, c'hai corso con la 300, beh, forse no, anche l'anno scorso, sia con la 300 che con la 600, è una pista che a me piace, però vediamo se mi piace anche con la Superbike, se riesco ad andare bene. Comunque, secondo me è una pista molto più tosta fisicamente, e poi, non avendo fatto i test, secondo me sarà anche un po' più dura all'inizio, però vediamo. Lavoreremo bene con la squadra, cercare di mettersi al posto il prima possibile, anche per fare una buona qualifica e partire più avanti, e vediamo. Vi faccio un'altra domanda invece, ne avrei mille, ma il tempo è tiranno, però se mi rispondete in fretta ce la facciamo. Fare tre gare in due giorni non l'avevate mai fatto, almeno. Sì, tu con la Supersport, però voglio dire, in Superbike, tre gare in due giorni. È pesante, cioè fisicamente penso non sia facile, no, Roberto? Assolutamente, per me è la prima volta e sinceramente dopo gara 2 la sentivo un pochino la stanchezza in generale, ma perché è normale. Però all'inizio pensavo molto peggio anche perché comunque sono stato fermo quasi un mese tra gennaio e febbraio per Covid, è una piccola operazione e sicuramente un po' incide anche guidando comunque una moto del mondiale Superbike, ma e diciamo che non vedevo nero dalla stanchezza, no? E questo già è positivo. Ovviamente adesso ci sono delle cose su cui migliorare, avendo fatto un weekend di gara magari sai un po' più dove lavorare, e come ha detto Luca, Assen è una pista ancora più tosta anche secondo me a livello fisico, e quindi insomma è importante essere pronti e anche salvare un po' di energie se possibile durante il weekend. E sicuramente durante l'anno sarò ancora più pronto a livello fisico di quanto magari lo sono già stato a Darwin, che come detto pensavo peggio, ma le complesse sono andate abbastanza bene. Luca? Sì, diciamo che dopo la prima gara stavo abbastanza bene, però secondo me la gara che mi ha sfiancato di più è stata la gara corta di domenica. Che sono 10 giri, la gara è corta, però sono 10 giri tutti tirati, sì, come fare una qualifica di 10 giri. E quindi da quello un po' ero un po' più scarico, diciamo, per gara 2, però è un po' più stanchino. Però dai, alla fine è una cosa fattibile. Però secondo me la gara è anche quella un po' più importante, forse perché se parti lì nei primi 10 ti può cambiare anche gara 2, perché cambi la posizione, prendi punti solo dal primo al nono, quindi può essere anche un'arma a doppio taglio, no? E secondo me quella lì è la gara che a livello fisico forse io ho risentito un po' di più. Ragazzi, il tempo è davvero finito, io vi ringrazio tantissimo, ci rivediamo sicuramente ad Assen, in bocca al lupo, avete iniziato sicuramente bene, ma sono sicuro che andrà ancora meglio. Grazie davvero e ci vediamo alla prossima. A te Carlo, grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ciao Luca.